questa mattina siamo felicissimi di accoglierti e dunque, questa volta veramente con una standing ovation, facciamo un grande applauso al futuro della Puglia. Massimo Ciociola, Music Smash. Tu hai avuto un'idea troppo bella. Felice di essere oggi in questo appuntamento di PIN della Regione Puglia, felice di vedere tanti ragazzi e ragazze che sostenuti dalla Regione iniziano la loro attività imprenditoriale. Quando si parla di successo non vuol dire fare soldi, ci tengo a dirlo a questi ragazzi. Il successo non è fare i soldi, e il messaggio è che le cose si possono fare, è lo spunto di Zuckerberg, è stato anche dall'Italia si possono fare così. No, non vi nascondo anche la mia emozione nel vedere realizzata quella che è stata l'idea che abbiamo immaginato con Michele Emiliano e Antonella Piceglia circa un anno fa. Oggi consegniamo oltre 2.250.000 euro a più di 200 giovani pugliesi per non solo finanziare le idee innovative che vengono dalla Puglia, ma anche per accompagnarle, per aiutarle a crescere. Vuole essere la prima porta a cui i giovani pugliesi che hanno un'idea valida possono bussare per chiedere che quell'idea possa realizzarsi. E il soggetto che ti aiuta a realizzare quell'idea valida è la Regione Puglia, l'assessorato alle politiche giovanili della Regione Puglia. Dura, ci saranno molti fallimenti, ma il fallimento non vi deve spaventare, nessuno vi molla, perché ognuno di voi è un seme fondamentale di quel riscatto del mezzogiorno che oggi non può essere solo praticato a parole. Soffrirete da pazzi, voi questo lo sapete, siete pronti? La sofferenza è una parte ineludibile di ogni grande impresa. Fallimento, sofferenza, risultato sono la stessa cosa. Maria Teresa Volpe, ecco qua, una ragazza astuta, e poi abbiamo Valentina Gadaretta. Infatti Psicosfera nasce proprio da un'esigenza personale che noi abbiamo riscontrato nell'avvio della nostra professione. Le radici nella terra sono inestirpabili e quindi abbiamo, con il resto del gruppo che comunque è formato da parecchie persone che hanno a che fare con la tecnologia, abbiamo deciso di riportare la tecnologia al servizio dell'agricoltura. Cioè per poter dare ai giovani nello specifico, ma poi alla cittadinanza, questa consapevolezza. Cioè la consapevolezza che il nostro comune denominatore è il mare. Una piattaforma che coniuga il food e la cultura, l'arte on demand. Il vostro lavoro, il vostro contributo sarà particolarmente importante per l'avvio della nuova iniziativa delle politiche giovanili. Io voglio ringraziare anche il direttore dell'Arti, perché anche senza di lui non saremmo stati in grado di mettere su tutto questo, e quindi grazie.